state? Bentornati nel nostro canale e benvenuti in questo nuovo super vlog. La Selena è già in macchina. Oggi andremo a Forlì, mi sembra, da mia madre. Le cascate che sembrano veramente veramente bellissime. Vi ho fatto qua qualche foto. Ci hanno raccomandato gli amici di mia madre. E niente, sembrano veramente veramente stupende. Quindi tante foto, speriamo. Michelle, c'è anche mia sorella, c'è Mati, c'è la Sele, ci sono gli zii, la nonna, ci sono tutti. Quindi penso proprio che oggi il vlog ci voleva e spero che ci divertiamo tantissimo. E come sempre ci seguirete in questo viaggio. Ok, siamo in macchina, mi sono dimenticata di mettere il correttore lì. Qui abbiamo... Selena, ma tu devi ancora mettere la cintura? Mettiamo la cintura alla Sele. Invece è un... Oh, secondo te deve andare alla piscina? Lei pensa che sia in piscina. Però in realtà non è una piscina, è una cascata. È sempre... Dov'è la paparella? La paparella è dietro, l'ho gonfiata perché sennò non ci stavamo. Cioè, o c'era lei o c'ero io. Secondo me era più carino che c'eravamo entrambi, no? E lì la paparella, tranquilla. Qua abbiamo il gordito, che è così bravo, così bravo. Sì. Guardate come chiacchiera, vlog anche lui, eh? Mi raccomando. Adesso metto la cintura alla Sele e siamo partiti. E quanto ci mettiamo? Una renta? 40 minuti più 45. No, un'ora e mezza. Io mi deprimista. Non so come resisterà questa cosa, ma però le scatole durante tutto il viaggio mia madre dicendogli quanto manca perché io sono una lagna quando si tratta di viaggi così lunghi, giuro. E niente, comunque siamo andati veramente stupendo le cascate, una roba. Se non ci riusciamo a fare delle fotografie, giuro, mi arrabbio. In questo posto che in realtà non ho capito ancora come si chiama, perché mia mamma voleva andare ad un supermercato che abbiamo visto. In realtà eravamo tipo sperduti dal nulla, però siamo entrati tipo in questo paesino e niente, appunto mia mamma e mia zia si sono fermate con la macchina, abbiamo portato di là e per andare appunto a questo supermercato, solo che ci hanno abbandonato lì nelle macchine con il sole sotto la testa. E quindi io la sera stiamo facendo due passi. Ho visto che loro per andare a questo supermercato erano andate verso quella parte là dritto. Quindi niente, volevamo provare a raggiungerle, che in caso voglio ghiacciare, non lo so, io molto qualcosa di fresco. E poi fa male la pancia. Raga, io devo assolutamente fare visitare il bed. Cioè proprio tipo dai capelli alle unghie, tipo tutto. Che posso? Fa male la pancia la sera perché sta camminando. Vuoi che andiamo in macchina così dopo non facciamo nessun giro? Vedi quanto è furba sta bimba. No, se vuoi che ti abbracci andiamo in macchina e non si fa niente. No, a lei non piace mica camminare, ragazzi. Per carità di Dio. Se le trovo. Oh, se le trovate? Sono queste qua. Sì, raga, le ho trovate, sono queste due omette lì. Hanno fatta spesa. Ma vai, no!
stiamo scendendo dalla macchina adesso. Ho le orecchie tappatissime e mi sono appena svegliata, stavo dormendo. Mi sa che ci abbiamo messo tipo una letto qualcosa. Sono... 2 ore secondo me anche. Sì. Stanno tirando da fuori. Beh, stanno tirando le cose da fuori la macchina. Io non ci sento più, vi giuro. No, non sente. Non hai mai sentito. Sì. Sono simpatica, mamma. Non stai mai. D'accordo. Come siamo contenti. Un piede. Ciocritos. No. Io ho fame. Anche Mario ha fame. Cio per me. Cosa vuoi, Selle? Sciato. Non vuoi la piscina? Andiamo alla piscina, andiamo alla piscina. No, non mai. Oggi è vivo, andiamo alla piscina. Mami, cosa faccio? Le chievo al canguro? Sta litigando con mia nonna perché... La Kiki ha fatto una storia mentre mia nonna era tipo messa nuda e la nonna si è arrabbiata. Ok, finalmente abbiamo caricato tutto nei passeggini, tutto nelle braccia. Io sto tenendo un pochino più lù. C'è la Shelle. E stiamo per scendere giù dove ci sono le cascate. Dove c'è la cascata. Spero che sia bella. Questa è la situazione, mia nonna deve scendere da qua perché in pratica noi dobbiamo scendere da lì. Solo che noi ce la facciamo in qualche modo, mia nonna non lo so. E mica ci vuole aspettare che la aiutiamo tutti. Si stendono con i rami, dai, siamo dei vandali. E poi c'è Mati che sorride la vita. Nonna, cuidado. La sole che ti... Attenti che se le va per atrás il ramo. Alessia, oh, mamma, sono la tia. Ya la nonna y abajo están las cascadas. Están nadando. Uy, Madonna Santa, yo no sé cómo he riuscito a farcela. Il punto è che dopo ci dovrò anche risalire, però mi sa che l'hanno trovata. Ha trovato tipo le scale di là. Da notare lì le tre Heidi con Pedro e l'abuelito. E qua c'è sta roba. Io non ho ancora capito. Sì, è presente quando ridono la mamma. Fanno così. Un botto. Ok, fate sicuro, scendi prima. Scendi prima con la Selena e dimmi se riesce. Selena, mi raccomando, Ok, ragazzi, siamo riusciti a scendere tutti interi. Mia sorella si è presa quella strada da là invece, non so come fa a scendere. Me l'immaginavo lì. E invece no, è viva, è diplomati. Adesso io spingo il passeggino senza una fiola, perché la Selena è di là davanti insieme alla tia Gladys, alla Kiki, alla nonna e all'Alessia. Comunque devo dire che era veramente un sacco che non facevamo tipo queste gite escursioniste di famiglia. Sono molto molto carine. Vi giuro che quando io avrò il mio compagno perfetto e per bene, la mia famiglia, la mia casa, la mia macchina, non riesco a guardare, farò tante di queste gite, tantissime assolutamente. Dio, c'è un sacco di gente. Mamma, sembra tipo il caso di H2O. Shall we some no ordinary girl. Sì. Io voglio entrare in quel buco lì. Che bello. Guarda, se ci impegniamo in quel buco come H2O magari diventiamo sirene. Diventiamo sirene insieme. Io sarei lì. Qui c'è mia mamma che fa la lagna come sempre, che vuole le foto perché se non ci sono foto lei è convinta che non sia andati da nessuna parte, raga.
il pavimento è tipo così il pavimento, cioè dai, la terra. Quindi è veramente difficile andarci col passeggino, vi assicuro. E poi noi mi sembra che stiamo salendo, non stiamo scendendo. Non so come andremo a finire là, non ne ho idea. Mamma! Cioè, ma noi dobbiamo farci tutto il giro come questi qua e sì, poi arrivare là. Sì, había una bajadita quando passiamo per allá. Che era aiuto si coge questo. Cos'è quello? Era come una piscina, va. Non so cosa credere. Miss, guarda cosa ha toccato la mamma, un piccio verde. No, dejalo. Ah, che schifo, lasciarlo lì. Mamma, ma non ce la facciamo. Ma hai visto? No, è qui il piedrero. No, dobbiamo farci tutto il giro dal di là. Scendere dal di là. Cioè, dobbiamo andare a prendere la stella di oro in pratica. Sì, come la mani le muoio così. Dobbiamo anche tornare tutti bagnati. No, no, no. Ho messo le lenti, abbiamo fatto una pausa per farci delle foto qui, dopo ve le metto qua. E comunque prima, mentre appunto stavamo passando questo spazio qua, abbiamo incontrato una signora che sapeva veramente 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 un sacco di cose, quindi le mandiamo un bacione gigante. E niente, l'abbiamo salutata, è stata veramente veramente bella. È vero Selena? È vero? E poi adesso ho parlato prima un pitbull, raga, era troppo troppo bello, troppo troppo, mi giuro, era stupendo, sembrava Troy. C'è stata lei che non mi ha fatto portare il mio cane. Non per dire, ma secondo me alla cascata ci arriviamo alle 7. Situazione attuale, ancora stiamo scalando le montagne, ragazzi. Sapete cosa vorrei fare? Mamma, mamma, alla tia che l'ha avuta tanta avventura. Pidele se andiamo a fare qualche immersione subacquea. Va bene. Veramente, io ti secondo te lo fa? Sì. Non è bello, con che sapeva abajo. Noi ammiriamo questa nonna che è diventata veramente nonna. Allora, io e mia sorella ci siamo rese conto, dopo che mia mamma, formulando bene la frase che volevo dire, in pratica quando stavamo per scalare, mia mamma ci fa, mamma, dai che gli faccio una foto. Mettetevi accanto a me e mia sorella e avevamo entrambi i passeggini. Quindi c'era la sorella nel passeggino, Matti nel passeggino e mia sorella. Ed è stato stranissimo, cioè mia mamma fa, fatemi la foto. Cioè, io ho 18 anni e una figlia. Ha! Ogni tanto la realizzo, cioè così, così, ogni tanto mi viene da realizzare questa cosa. Fa strano, però ogni tanto non ci faccio caso, cioè molto spesso, tutta la vita non ci faccio caso. Poi, ovviamente, quei momenti in cui, mi incastro. In cui realizzo. Che batte. Anche lei ha già un figlio. Oh mio Dio, è strano Michelle. Lo sai che hai un figlio? Lo sai che hai un figlio? Che matte. Vuoi che sia? Vuoi che sia? Guarda, questo è pericoloso. Questo è pericoloso. Prima che ti spingo i cadi? Vai, vai. Io non ci posso credere, veramente, che in questo momento stiamo per essere in quel punto in cui prima vi ho fatto vedere che erano quei signori. Stiamo... Ma che cosa c'è indietro? I can. C'è anche una casetta lì, tutta screpolosa. Come sembrava carina? Cioè, immaginate veramente una persona che abita in quel punto. Come fa a sopravvivere? Cioè, pesca nella cascata. E poi ci sono i pesci che cascata. Grazie, ho perso un pezzo. Qua abbiamo l'Alessia che tiene in braccio la Serena, non so con quale coraggio. E siamo arrivati. Non è vero, no, dobbiamo farci ancora una bella camminata. E mi cade sto cazzo di... tutto sotto controllo. La zia che scala le montagne con la nonna che ha finalmente trovato due bastoni, è contentissima. Mi sono buono bastoni. La nonna, la famosa poderosa. Sì, però ahí te meten l'acqua con il gas, cioè te meten il coso per che respires abajo dell'acqua. Io dico eso. Ay, yo sin ese coso de respirar. No, io con il coso quiero hacer. Stiamo parlando perché forse ci organizziamo per uno di questi giorni andare a fare delle immersioni subacquee, ragazzi. Comunque siamo arrivati. Finalmente, siamo alla schiena. Sembra davvero davvero un sacco tranquillo e molto 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 carino. C'è la serie che è disperata. Nonna sta... parlava la roba come la llorona. Nonna attenta, che chi tiene che stare molto attenta. Sì, sì. Che è in discesa. Mamma, vieni a aiutare la nonna.
expectativas realidad. Non so se ridere o piangere. Cioè io veramente mi sono scalata tutta quella montagna. No, è che ci siamo fatti un viaggio tipo di 2 ore, non sto scherzando. E questa cosa ce l'abbiamo anche lì dai vicino a Rimini. Sono piangere. E sto anche morendo di fame, questo posto non mi gusta. A sto punto era veramente le meglio la piscina. Stupida. Che codia, se mi fa vedere una foto di una casata super figa. E questo è un, questo non è, questo è un fiume a casa mia. Ragazzi, sono rimasta troppo male, si vede? Una gioia, finalmente ci siamo saluti a mangiare, stavo morendo. Questo è lo zio, qua c'è la Kiki. Anche la Sele mangia. Anche la Sele si sente, la Sele per carità. È buono, amore? E poi qua si mangia lo yogurt con le forchette. Oi! Amore! I temati. Andiamo a mangiarci la carbonara in qualche trattoria? Io della piscina via. Andiamo alla piscina, andiamo alla piscina. Perché prima avevamo incontrato una piscina che sembrava veramente molto bella. Solo che gli faccio, no mamma, andiamo dove avevamo detto, perché gli ho detto che andavamo lì, gli ho fatto vedere delle foto pazzesche di questa cascata. Ecco, no, andiamo lì che faccio le foto, facciamo il gioco. A questo punto era meglio lì, che si mangiava anche tipo la pasta. Guardate se sto parlando con la bocca piena, però volevo dirlo. La Sele era tanto contenta, ma ha visto che tipo ci sono i pesciolini o altri animali nell'acqua e adesso non vuole più entrare, mi sa. Facciamo un picnic. Potrei anche tenere il prosciutto crudo. Mi hanno smollato un dado. Lì c'è la Alessia che ha messo a bagnare il cane. Ha detto così impara a nuotare. E niente, però lui sta tremando perché siamo tipo all'ombra, di là c'è il sole. E quindi l'acqua è congelatissima. Io opto per andare in piscina ancora. E poi non assomiglia per niente alla foto della cascata, perché in teoria è più in là. Solo che con tutto il tereghe che teniamo, con il passeggino non so se riusciamo ad andare fin là, quindi mi sa che poi forse è freddo appunto. Dato che non sono sicura di riuscire a convincere mia madre di portarci nell'altra piscina, perché ormai siamo qua, stiamo salendo noi, gli altri invece sono là sotto. E vediamo se riusciamo a trovare la parte della cascata bella, perché in teoria questi sono tipo il dopo, perché come avete visto dalle foto è diversa, ci sono le mura, tutte queste cose qua, quindi sarebbe bellissimo poterla trovare. E se la trovo giuro mi faccio le foto, cioè io non ho trovato le foto. No, è che sembra veramente una di quelle cascate bellissime. Non so perché, ma ci sono tipo quelle torrette così di sassolini. Ok, qua sento le tuffe. Oh, sì, mi sa che è questo, perché c'è il muro grande. Mi sa che è qua questo della foto. Sì, sì. Ok, forse sì, mi sa che l'abbiamo trovato perché c'è l'arcata come nella foto. Sì, oh, non stavo per cadere. Oh, raga, sembra veramente bellissimo. No, che bello! Sì! Oh mio Dio! No, è stupendo! Veniamo qua! Veniamo qua, sì! No, qua sì, qua sì, come mi piace! Sì, sì, lei è già più profondo. Oh, sì, mamma, dobbiamo farci le foto. Qui, andiamo a prendere gli altri. Oh, anda tu perché con me... Ok, arrivo. Sì, oh, là tipo c'è una cava dove si può entrare. No, raga, l'abbiamo trovata. Ok, allora ne è valsa la pena. Adesso la Serena tanto non la riusciremo più a togliere da lì, perché avevamo promesso che andavamo in un'altra piscinetta e lei pensa che sono piscine queste. E niente, quindi adesso vado a chiamare gli altri e chiedo se vogliono venire qua, perché tanto non era nemmeno troppo lontano da dove stavamo noi.
Adesso vediamo se gli altri vogliono venire. Se gli altri non vogliono venire, lo arrastriamo perché è veramente bellissima l'acqua lì. L'unica cosa veramente brutta è che non prende, non c'è campo e quindi non vi posso fare tipo le storie perché ne ho fatte un po' e dopo tipo mezz'ora, visto che non si erano ancora caricate, non c'è campo. Sono venuta a raccattare tutti loro, c'è Matte che sta vuole tutta la pianta, insomma. E questi sono i miei zii, non so se stiamo sistemando per alzarsi. Ho chiesto alla Miss di prendere un attimino i braccioli della sele e il cigno della sele, così intanto vado avanti con Matti e così. Oddio, sono troppo contenta. Pensavo che alla fine fosse questa cosa qua che non era molto bella, cioè è un fiumiciattolo normale, invece era proprio bello. Abbiamo preso le cose. Dopo tanto appena sono lì, metto a gonfiarle che ci metto poco. E sì, siamo contenti noi. Raga, allora mia figlia è pronta con tutte le tereche. Vai amore, vai. Kiki, aiuta un attimino che c'è il suo cosino, per favore. È arrivata la squadra. Mish, hai visto che figata? Guarda anche dentro. Ok, sono in costume anche io. In realtà questo è un top, però io tanto uso la parte sopra dei costumi come top e anche alcuni top come costumi. Tanto il materiale è quello, raga. È così. Io amo sto mutande, dopo le faccio vedere meglio. Io nel frattempo provo ad entrare qua con il telefono, poi ovviamente ad un certo punto dovrò lasciarlo, giusto per farvi vedere un po'. Hai paura, amore? Hai paura? Ha paura, però comunque mica si tira indietro. Lei ama l'acqua, ragazzi, lo sapete. La lago, fiume, mare, piscina, basta che ci sia l'acqua. Guarda, oh, è freddissima! Sì. È freddissima! Però mi ha detto che di là è più calda l'acqua. Ok, dato che sono arrivati gli altri, adesso io sto provando ad arrampicarmi, non so come farò, con soltanto una mano. Vi ho appoggiati. È perché io sto hondo! Ok, perché c'è una parte profonda, io voglio vedere come si sta in quella parte molto molto bassa, che è... No, scherzo, è meno bassa! Non capisco se sono... No, non sono seduti! Oddio, però sembra molto molto... Scusate, l'agitazione, è che non ho mai visto una roba così carina. Io voglio finire lì dentro. Sembra un sacco bello. Ma la Kiki era qui? Da qualche parte, mi hanno detto. Ma Kiki è lì! Ok, dopo tantissime figure di merda sono riuscita ad arrivare qua. Guarda, come sembra di essere tipo in quel posto, nell'isola di Mako, delle sirene. Oh mio Dio, bellissimo! Ok, abbiamo recuperato anche la Kiki. E adesso andiamo a vedere questo posto bellissimo. Ok, dato che c'è la sele che pianto perché mi ha visto che sono qua, se la vado a prendere, però vi faccio vedere questo posto qua. Là c'è un altro posto, mio Dio. Però non vi potrò registrare tutto perché appunto di là forse mi cade il telefono, non vorrei rischiare. Arrivate. Adesso penso che andranno là. Io? Sì. Vuoi andare lì? Sì. Va bene, io arrivo amore, vado a lasciare il telefono che sennò poi mi si bagna. Tanto c'è la Alessia che penso che riesce a guardare un attimino. Adesso appoggio il telefono qua che ci godiamo un pochino la giornata e poi dopo che stiamo un pochino riprendo il telefono e vi faccio vedere altre cose. Però è veramente veramente bellissimo. Io che pensavo fosse quel fiumiciattolo là stavo per guardare sclerare mia madre. Invece è veramente Kiki, com'è la vita? Corretta. Alessia, com'è la vita? Non stavo per cadere. E salto, una, due, e sì!
dove vado? Guarda. No. Che faccio? In questo momento stiamo rischiando la nostra vita perché stiamo tipo scalando ste robe strane, ste rocce, ed eravamo poco così dalla morte, l'abbiamo vista proprio. Il posto è bellissimo, è tutto, ma l'acqua è congelata e questo è il problema. Poi l'Alessia mi ha aiutato un botto perché avevo paura di affogare. Io non so nuotare se non sono in piscina perché non vedo che cosa ci sono, quindi mi prende male. E quindi lei si è messa, ha preso la misura di dove io gli arrivo, tipo gli arrivo qua, e dopo ha nuotato su tutta la piscinetta. E niente, a un certo punto però c'era un pezzo in cui era profondissimo. Fortunatamente me l'ha detto perché sennò sarei morta. E poi la papera della Selena. E anche la papera della Selena ha aiutato, sì. Siamo uscite da lì dentro, non so se è per una pausa e dopo rientriamo oppure dobbiamo andare dopo a casa, però non penso, cioè non penso che andiamo subito a casa, però dobbiamo decidere se entrare ancora oppure no. La Selena è lì. Loro si stanno un pochino asciugando, si è asciugato un po' di un arbol. Anche la zia scende con lo zio. C'è il cavaliere che l'aiuta, io tra i matti. Dormiva, la Selena ha svegliato. Adesso fa la pappa. La Selena mi sembra Tarzan in questo momento. Attenta che cade il mio telefono. Tarzan oppure Mogli, ragazzi. Oh mio Dio, che carina! Troppo carina la Selena, troppo carina! Dato che stavamo per andare via, io e la Higgy ci siamo fatti l'ultimo tuffo. L'acqua era ancora più congelata di prima. Adesso io ho preso questa persona. Mia mamma mi aiuta con la Sole. Lì c'è la Kiki e qua davanti ci sono gli zii, tutti loro. Arrivo. Stiamo raccogliendo tutto. Qui c'è la prima, ma gli altri stanno partendo. Adesso ci rifacciamo tutto quel percorso. Ciao, questo è bellissimo. Sono le 6, stiamo ripartendo come ho detto prima. La Sole aveva un pochino di fame, quindi ha preso un po' di affettato, un po' di salame. È buono questo salame? È stato bello oggi andare. Sai che quella della piscina si chiama cascata? Cascata. Non è una cascata, è una cascata. Sì. È perché la Selena mi ha sporcato con i sandalini, quindi ho sporca di ho una chiappa sporca di terra, perché la Selena ha le ciabatte bagnate e toccando la terra è stata sporca. Grazie Cele. Prego. Io ho preso un fiore alla Sele e la Sele ha preso un fiore alla mamma, è vero? Sì. La Sele ruba il fiore della mamma. Wow! Sele, andiamo? Madonna santa! La matta che urlava era quella. Non mi riesce il combattere, oh mio Dio! Che carini! Nonna, io aiuto! Ti aiuto, nonna! Che bella che la mia principessa. Un po' arrampiscata, però è bella. Mamma mia. Ok, la Sella mi ha fermato tipo per mezz'ora perché voleva prendere tutti quei fiori. Per ognuno di loro. Uno per lo zio, uno per la zia, uno per la nonna, uno per l'altra nonna. Andiamo che sei da qua, non ci muoveremo più. Poi c'è anche il telefono scarico. A vedere la meta, le macchine sono di là, parcheggiate di là. E niente, salutiamo questo posto bellissimo, è stata una bellissima giornata. Salutiamo questo posto che è stato veramente, veramente un sacco bellissimo. Un sacco, alla fine ci sono andata lì, la nonna con i suoi bastoni. Ecco, grazie ai miei bastoni. Sì. Salutiamoli. Grazie.
che sta pure allà. Siamo già in macchina con la mamma, con la sorella, Michelle, il piccolo Matti. E si ritorna a casa e dobbiamo assolutamente mangiare. Siamo arrivati a Rimini e è già quasi ora di cena, sì, e abbiamo preso, no, questo niente, questo è uno spuntino che voglio prendere io. E stiamo prendendo delle cose qua a Lidl con mia madre per fare la cena in teoria carbonara. Quanto buona parte. Io neanche. Siamo in macchina e abbiamo preso le cose appunto per la carbonara, ho preso anche dei donut, e adesso si va a casa e si cena. Siamo arrivati a casa, io mi sono già dai cambiata un pochino più decente. E niente, adesso stiamo iniziando a preparare la cena, e però prima stiamo preparando la cena per mio padre che sta tornando adesso dal lavoro. E niente, io vi ringrazio per averci seguito in questo fantastico, fantastico vlog. Ci siamo divertiti veramente un sacco, non mi immaginavo che quel posto fosse così bello. Sono rimasta veramente a bocca aperta. E niente, come sempre vi ringrazio, vi mando un bacione, vi auguro una bellissima giornata e ci vediamo nel prossimo video.